Comunque ragazzi, oggi mi piacerebbe veramente un sacco cominciare subito il video con il Sid, ma mi sono svegliato con un po' troppi dubbi esistenziali e domande a cui l'uomo non ha ancora dato risposta, del calibro di ma le cozze nascono con o senza tipo il guscio? E dunque oggi ne approfitto che sono in questo mondo e si è palesato il mistico villico delle nevi, quindi andrò a chiedere a lui se sa qualche risposta. E nel caso bentornati sul canale, sono Next, siamo assieme in un nuovo video e oggi parliamo di Sid, esattamente 10 Sid per Minecraft Bedrock con cui cominciare un'avventura o semplicemente da esplorare per trovarne tutti i segreti. Quindi nel mentre che vado dal villico dei nevi, mi raccomando, prima di cominciare, un bel mi piace, l'iscrizione alla l'iscrizione alla campanellina e se non vi dispiace un commentino sotto con scritto il villico delle nevi, guardatela sopra com'è prorompente, non vedo l'ora di sapere veramente quali risposte hanno le mie domande, soprattutto quella delle cozze. Allora, devo dire che è una bella scarpinata, certo ero in creativa, potevo volare, però era diciamo più mistico farla tutta quanta a piedi. Salve signora, signora tartaruga Ubaldo, io devo andare dal suo amico villico, se mi fa passare per favore signor villico. Ok, vogliamo, mi sono staccato. Signor villico delle nevi, incredibile villico delle nevi, avrei un paio di domande da rispondere, cioè a cui rispondere. Potrebbe aiutarmi? Ah, da quello che dice dovrei tipo lanciarmi giù e battere la testa contro il ghiaccio e avrò tutte le risposte alle mie domande. Vabbè, perché no? Magari è una montagna mistica, quello è un ghiaccio della sapienza, e che ne posso sapere? Signori, incredibile villico delle nevi, grazie mille, non vedo l'ora di applicarmi e subito sapere tutto quanto. Così magari vi aggiorno anche sulle cozze, facciamo così che tanto questo non mi serve. 1, 2 e 3, buttiamoci di sangue! La mia testa! Passiamo ai Sid che è meglio. Lasciamo perdere il fatto che ho passato un'ora e mezza a farmi medicare in ospedale ed è un miracolo che io sia guarito, cioè non si sa neanche come loro abbiano fatto, ma la mia testa sembrava una ciotola di Macedonia. Comunque siamo nel primo Sid di quest'oggi, di cui vi lascerò sempre il link qua in descrizione, così potete copiarli e incollarli. E questo Sid ha di speciale che, beh, se copierete anche le coordinate che vi lascio sempre in descrizione, potrete arrivare in questo punto, da questo monumento, tempio del deserto, decisamente ambiguo, strano, ma incredibile, che spawna manualmente in questo appunto Sid. È totalmente un tipo tempio classico del deserto, perché già abbiamo tutto quanto, cioè abbiamo tipo il suo interno, la classica trappola con sotto le casse. Ora andiamo in spettatore così lo vediamo subito. Ok, andiamo giù, vedete, posso tranquillamente. Ok, è sempre bello non vedere niente. Abbiamo la trappola con le TNT e i bauli e di conseguenza una serie diciamo di pareti. Ecco, un'intera parete fatta di arenaria che possiamo distruggere per arrivare anche magari al bottino senza dover per forza arrivare, cioè possiamo anche addirittura salire un pochettino tipo a metà e poi entriamo come i lombrichi nelle mele e ci andiamo a prendere la cassa. Può essere anche molto utile come scenario per appunto emulare un'avventura in un tempio, nel caso semplicemente scalarlo per poi arrivare in cima. Avere un po' di vertigini, onestamente ne avrei abbastanza. Ebbene, ci sono anche un sacco di cunicoli che possiamo sempre visitare, che non so dove portano perché non li ho assolutamente ispezionati, però a mio avviso questo Sid vale assolutamente un tentativo, anche se perché poi andiamo a queste coordinate, esattamente queste qui, possiamo trovare, eccoci qua, certo non si vede niente ma ok, possiamo trovare vicinissimi due spawner di scheletri con cui possiamo farci tranquillamente una mob farm. Ragion per dunque mob farm con diciamo grigliatone di scheletri e super tempio nel deserto e tipo il da scalare per avventure turbantate, e si può dunque passare al Sid numero 2. Ed eccoci qua signori al Sid numero 2. Ora non vi spaventate che non si vede niente, ma è perché sono semplicemente a più di 200 blocchi d'altezza. È un Sid molto particolare che, se adesso vado ad aumentare subito i chunk, vi mostro immediatamente appunto il suo scopo, diciamo in questa lista. Andiamo a mettere una bella distanza di rendering tipo 50, facciamo anche 60 che non fa mai male. Eccoci qua, ebbene possiamo notare sotto di me un'immensa, tanto penso sia notte perché tutto, mettiamo giorno che si vede meglio. Ok, abbiamo ragazzi miei un'intera valle, diciamo che più che valle posso dire un intero pianeta, perché si estende a una distanza incredibile. È un bioma interamente fatto di funghi, cioè mushroom e funghi, funghi e mushroom, e mushroom e ancora funghi. Quindi se volete fare un'esperienza di questo tipo e avventurarvi in un mondo pieno di funghi, mushrooms e funghi, beh sappiate che questo può essere assolutamente il bioma che fa il caso vostro, anche perché ci sono un sacco di monumenti marini nei laghetti che vedete lì dietro, ma sopra tutto ne ho spottato qualcuno proprio ai margini, tipo questi bordi che si vedono qua in fondo, ce ne sono tantissimi. Nel caso sappiate che questo lo trovate come secondo Sid in descrizione, con anche il teleport per arrivare in questa immensa valle, e avrete
avrete la compagnia di tenere piccole mushrooms e basta, ci sarà essenzialmente solo, è solo quello. Ma signori miei, ora basta mucche, concentriamoci sul sito del numero 3 che sarà esattamente questo. E utilizzando le coordinate che ho lasciato sempre in descrizione si può arrivare in questo villaggio che apparentemente sembra un villaggio comunissimo. Ma se noi andiamo, se non sbaglio, fate vedere, ecco, diciamo, ecco qua davanti, nel buchettino che c'è qua di fianco a questa torretta, possiamo notare qualcosa di veramente incredibile. Posso intanto scendere come una talpa dentro il buco, bello fare le talpe, sì, ogni tanto è pure divertente. Se noi scendiamo, guardate, possiamo avere all'interno, tada, una casa, come delle streghe, o casa fantasma, o casa, chiamatela come volete. Anche questa per un'avventura unica nel suo genere, cioè io ad esempio ci svolgerei tipo la mitica avventura del mistico signore delle talpe, però ognuno può fare esattamente quello che vuole. E utilizzando anche l'acqua abbiamo un comodo ascensore per tornare in superficie, quindi andiamo su nel villaggio, prendiamo quello che ci serve e scendiamo. Certo, magari qualche torcia aiuterebbe a eliminare questi zombaloni. E per come si presenta il gioco vale la candela, anche perché non sarà tutto qua, perché pensate sia finita invece, no, perché non è tutto. Se adesso vado sotto qua alla casa e mi metto in spettatore di nuovo, quindi andiamo a cercare se c'è spectator, eccolo qua, io scendo un pochettino, guardate cosa troverò, abbiamo qua sotto esattamente la stronghold. Io posso andare direttamente qui al portale dell'end. Ora fate vedere se lo trovo. Allora, dov'è il mio portalino? Eccolo qua in fondo, eccolo, questo qua che c'ha i dentini. Abbiamo dentro, tada, il portale dell'end, giusto per farci un po' di più questa pizza, cioè questo seed. Ebbene, parlando di pizza e di seed, ci abbiamo messo l'ingrediente stronghold. E perché non metterci anche l'ingrediente 1, 2, 3, vediamo se lo trovo. L'ingrediente, ok, è un po' buio, forse però potrei trovarla andando di... Eccola qua, l'ingrediente, signore e signori, città antica, esattamente qua sotto, pochi metri di distanza, possiamo andare anche nella città antica. Quindi in poche parole, villaggio insospettabile con casa nascosta all'interno di una grotta, stronghold esattamente sotto questa casa, e finiamo con un bel pomeriggio da passare in città antica. Ragion per dunque, ora prima che si svegli il world, che forse è meglio andare via, possiamo passare al seed numero 4, poi magari sotto nei commenti fatemi sapere qual è il vostro preferito. Eccoci dunque al seed numero 4, anche qua trovate sempre tutto quanto in descrizione. Ebbene, quante volte vi capita tipo di loggare in un seed a caso e dire mannaggia i carciofi, sono finito in un seed del bacongo, non c'è niente di niente, sono tipo verdure, cactus verdurosi, inutili arbusti secchi, ma soprattutto un'intera giornata di trekking per arrivare là in cima alla montagna e cercare di capire se c'è qualcosa di utile nei dintorni. Ebbene, questo seed, la scarpinata ve la farà fare, ma ne varrà assolutamente la pena, perché arrivate in cima potremo notare uno spettacolo unico del suo genere. Avremo, sì, avremo, signori. Guardate, adesso magari aumento anche i chunk, spero che non esploda tutto quanto, perché queste shaders sono veramente devastanti. Mettiamo, ok, mettiamo 16, se scoppia tutto lo sapete il motivo. Allora, facciamo così, eccoci qua, avremo, guardate, un'intera arena che diciamo al suo interno conserva delle piante giunglose e del bambù, con annessi panda, perché se si scende ci sono anche tutti i panda. Guardate, se vediamo se ne trovo uno, c'erano dei panda prima, li ho visti, dove sono finiti? Io, no, questi, ok, questi non sono panda, cioè sono i panda tarocchi, ma ci sono anche quelli originali. Signori, c'è un panda, eccolo, un panda trovato, eccolo qua, è un po' arrabbiato, si vede che non sta trovando il bambù, ma c'è pieno qua, come fa? Vabbè, nel caso avrà i suoi problemi. Ebbene, abbiamo un'intera oasi di bambù e ovviamente piantozzi giunglosi, come vi dicevo, all'interno di questa arena. E non sarà assolutamente tutto, perché entrata in questa, diciamo, oasi naturale, se noi scendiamo in un punto qualsiasi come può essere anche questo e andiamo di sotto, sarà un po' buio, ma è giusto che sia buio, altrimenti, dato che non ci arriva il sole, vuol dire che praticamente qui ha preso fuoco. Vabbè, se noi adesso scendiamo qua sotto, guardate, 1, 2, 3, bam, un intero ecosistema, cioè sembra come di entrare in un nuovo, diciamo, pianeta, insomma, totalmente da esplorare per trovarne i segreti e soprattutto capire magari il motivo per il quale quei panda sono così arrabbiati. Eccoci dunque che arrivati al seed numero 5. Chi se lo stesse chiedendo, non vi sto portando a casa di Shrek, ma semplicemente sfondando in questo seed possiamo notare questa zona paludosa con tutti i tipo le ninfe, per i tipo i girini, le rane, eccetera. Ma se ci voltiamo, c'è un'intera magione oscura grande come tipo una magione oscura grande così, cioè tantissimo, e non è solamente così magari da questa parte, cioè lo è anche per tutto quanto il lato, ed è incredibilmente attraversata da una montagna. Questa è apparsa, si è generata all'interno di una montagna, lasciando quest'ultima, diciamo, attaccata per esempio qua sotto solo da questi blocchetti qua, e avendo una peculiarità di essere bucata nella parte sottostante, cioè abbiamo una magione così enorme perché è veramente gigantesca. Ma se andiamo dalla parte davanti, che è tipo quella di prima, se non sbaglio era questa, ok, abbiamo,
guardate, tada, un bellissimo buco, cioè bellissimo, cioè è un buco. Insomma, anche questa bella bella strana, esattamente al centro di una montagna altissima, e questa è per forza da esplorare. Io onestamente in vita mia non ho mai visto nulla del genere, mai vista una magione gigante come questa, diciamo, attraversare una montagna e far parte anche lei della montagna. Tra l'altro c'è anche il modo più easy per salire, ovvero utilizzando l'acqua possiamo arrivare, beh, abbastanza in alto onestamente. Ebbene, volendo ne possiamo salire anche fin sopra e crearci una casa qua in cima, e poi ogni tanto scendere di sotto e così entrare dentro la magione per dare un paio di legnate ai vendicatori. Dunque il sito numero 6 lo facciamo in mezzo alle nevi. Già essere in mezzo appunto a questa neve mi fa ricordare della mia craniata inizio video per colpa del villico delle nevi, che doveva risolvermi i problemi sulle mie domande esistenziali, ma io ho preso solamente una gran botta e non so neanche se le cozze nascono con o senza il guscio. Comunque torniamo a noi. Il sito numero 6 cosa ha di speciale? E beh, in primis bisogna arrivarci tramite le coordinate che vi lascio sempre in descrizione, ma se noi andiamo in questo comodo e tenero villaggio con nulla di particolare e incappiamo in questi clou esattamente nel lato proprio tutta quanti sono da lontano dal villaggio, bella diciamo nascosta, ci entriamo, eccola qui, andiamo dentro e facciamo un leggero bucherello qua sotto. Ora io vado in spettatore perché non voglio, cioè non ho voglia, sono pigro, non voglio picconare, ecco, andiamo giù in spettatore, signori. Abbiamo un intero corridoio che ci porta, ok, sia la zona dell'alchimista segreta con le casse, va bene tutto quanto, ci sono d'accordissimo per carità, però se ci mettiamo adesso in creativa, ecco, stavo di spettatore, creativa, abbiamo sì tipo gli esperimenti pazzi dei villici, cioè, e se scendiamo ancora un po' di più, dopo esserci fatti la nostra tipo rinfocillata di mele, carne, macia, possiamo ragazzi trovare, guardate, tada, un'intera miniera esplorabile, enorme, gigantesca, ve lo posso garantire perché mi basta anche semplicemente andare in spettatore e mostrarvi quanto è grande, senza contare che sempre sotto a questa igloo che appunto porta una miniera possiamo trovare, ragazzi, la nostra amatissima stronghold. Anche qui abbiamo esattamente la stronghold sotto i nostri piedi, vediamo se la trovo, eccola qua, tada, signori, guarda che bello il portalino dell'end, anche qui esattamente sotto il villaggio, ma soprattutto praticamente collegato a questi igloo, che è come se fosse un passaggio segreto per l'end totalmente nascosto. Insomma, se volete un mondo per le avventure, qui avete sicuramente fatto bingo, signori. Anche questo sì, il numero 7 è qualcosa di speciale, e diciamo questa cosa si trova alle coordinate che vi lascio sempre sotto in descrizione assieme al, diciamo, al codice del sito. Ebbene, quale sarà il segreto di questa zona bella villicosa con nulla di particolare? Ebbene, che se noi scendiamo in questa feritoia sotto ci possiamo trovare, guardate, 1, 2, 3, senza che io mi vada a schiantare, l'ho presa giusta, ok, tutto corretto, abbiamo diciamo un bellissimo corridoio bello farcito di mineshaft che si affaccia nel vuoto, non solo nella parte più superficiale ma anche scendendo, guardate, scusate, scendiamo, lo abbiamo anche continuando in questa zona, sembra come, ora ditemi la vostra, ma tipo i regni delle tenebre dei film, roba del genere. Comunque l'effetto che fanno queste impalcature che conducono comunque delle intere mineshaft, e quindi possiamo anche esplorare tutte quante le miniere per andarne a trovare i segreti, e sarei io stesso curiosissimo di intrufolarmici dentro per andare a vedere che cosa posso trovare, anche se con la fortuna che ho solitamente appena entro c'è un creeper subito voltato l'angolo e esplode saltando per aria. Ah, guarda, che belli foto che fanno, fanno anche il bagnetto, sì, perché c'è caldo ovviamente quando abbiamo il periodo estivo, questa zona diventa anche una piscina pubblica per zombie creeper, e tipo c'erano anche gli scheletronzoli che però non li vedo più. Comunque, a parte ciò, ho lasciato perdere scheletracci. Seed numero 7 perfetto per un'avventura o una semplice, diciamo, ispezione a caccia di tesori. Poi capirò anche perché tipo mi sta diventando sempre la faccia più rossa. Vabbè. Ah, signori, ma ora ditemi quanto è bello e fresco il seed numero 8. Questo è un seed perfetto per le avventure, soprattutto per questa peculiarità che spawniamo dentro un villaggio normalissimo, ma abbiamo al suo interno una casa completamente fluttuante su una serie, diciamo, di spuncioni fatti di pietra. Guardate questa isola che porta sulla sua cima una casetta che può essere raggiunta solamente, diciamo, saltando in queste altre isole fluttuanti. Qui un'avventura potrebbe trovare in quest'isola un bel inizio, un bellissimo inizio, o anche uno splendido finale, o anche semplicemente può essere un ottimo seed per rubare le angurie ai villici. Qua ce ne sarebbe abbastanza da sfamare uno squadrone di banane. Sta arrivando notte, meglio andarsene, altrimenti vengo predato dalle zanzare, e non è che ne abbia così tanta voglia. Ah sì, signori, che bello che è il seed numero 9, veramente spettacolosamente bello. E lo so che può avere solamente della sabbia, ma se ci voltiamo... Voi direte un altro? Sì, ancora un altro. Abbiamo un'intera, diciamo, magione oscura, ma questa volta ancora più alta di quella di prima, gigantesca, enormemente tipo strabiliantemente grossa. E diciamo che Minecraft questa volta ha voluto esagerare creando una magione oscura che sembra un grattacielo, ma di quei proprio grossi, cioè non un grattacielo. Qui i satelliti della NASA ci sbattono contro quando fanno il, come si chiama, il loro percorso, e anche la scalettina, c'è pure la scaletta, ma che bella, c'è pure la scalettina. Comunque sì, sì, signori villici o chiunque ci sia lì dentro, ah, signori vendicatori, io proprio verrò su da questa scaletta facendomi il... sì,
bravissimi, ci avete preso a pieno assolutamente. E comunque beh, si può sicuramente avere un'ottima visuale sul mare, può essere utilizzato come albergo una volta liberato da quegli stupidi diciamo vendicatori fastidiosi, come inzuppare il gomito nel pinsimonio. Poi adesso aspettate un attimino, faccio ok, ispiratore, così entriamo dentro. E avere comunque, come ripetevo prima, un'ottima visuale, come sì, potrebbe essere questo un ottimo albergo, perché no, raga, una mazzona oscura da visitare o da trasformare in un'incredibile sala di soggiorno da poi arredare come uno preferisce. Insomma, non c'è nulla di che in questo sito, se non questa enorme mazzona oscura, ma ve la dovevo proprio far vedere perché non ha assolutamente senso. Signori, eccoci arrivati al seed numero 10. Questo è un seed particolarmente fatto per chi, diciamo, ha voglia di completare il gioco e di riuscire a ottenere tutti quanti gli oggetti senza, diciamo, sclerare troppo. E direte perché? Perché una volta completati gli obiettivi primari del gioco, dove tipo arriviamo davanti alla strong, facciamo l'esempio che dobbiamo entrare nel land, ok? Io vado alle coordinate dove già mi sono salvato, dove è la stronghold. Eccola qua, vi lascerò sempre comunque le coordinate sotto nella descrizione, così anche se non le utilizzate e volete quindi giocarvi il seed appieno, potete comunque, diciamo, attivarle per poi arrivarci tranquillamente a piedi. Ebbene, eccoci qua. Abbiamo, ragazzi, niente di che qua davanti. Ci sono solamente tante tante tipo pietre, terra, erba, niente. Ma se adesso metto in spettatore e comincio a scavare sotto, andrò, ragazzi, tada, davanti alla mia bellissima stronghold. Eccoci qua, l'ho proprio davanti a me, proprio siamo perfettamente sopra. Ci entriamo dentro, prendiamoci un paio magari di occhi dell'end. Datemi un solo secondo, facciamo end, e prendiamoci subito l'occhietto. Eccolo qua, andiamo a fare un po', diciamo, di farcimento del nostro portalino. 1, 2, 3, 1, 2, molto molto bello, perfetto. Il portale si è creato, bene, perché tutto diventa rosso, io non vedo niente. Ci buttiamo al centro e arriviamo dentro all'end. Ma cosa avrà di speciale? Che una volta arrivati qui è ucciso il drago, quindi mi perdoni signor drago, ma devo eliminarla. Chiudiamo, boom, lo andiamo ad accoppare in modo che si attivi il portale che ci porta poi nella End City, se una volta, insomma, se lo riusciamo a trovare. E dov'è finito? Scusate, non lo... Dov'è il mio portale? Muoia lei, veloce! Dov'è il mio portale? Eccolo qua in fondo, perfetto, molto bene. È stato essenzialmente esplorato qua in fondo. Cosa avrà di speciale questo? Che se adesso andrò a fare così, guardate, 1, 2, e vado dentro al mio portale. Sì, lo so, posso usare le perle, ma sono pigro. Allora, andiamo dentro, le voilà, nel nostro portalozzo mistico. E guardate, siamo già nella End City, ma soprattutto, noi siamo sopra la barca della End City. Cioè, io posso scendere e arrivare direttamente, dopo aver ucciso il drago, al mio elytra. Io qua avrò già il nostro, tada, l'elytra, senza dover girare come un matto o dovermi fare tutta la End City. Cosa abbiamo qua? Ah, una bella anche spadina. Abbiamo un po' di robettina che poi si può prendere, ma senza dover fare tutta la gincana con gli shulker, possiamo tranquillamente spawnare direttamente sopra alla barchetta. Cioè, praticamente è come se l'Ender Dragon, come premio per averlo ucciso, vi desse esattamente gli elytra. E una volta fatto, potremo tranquillamente tornarci dentro con le perle. Io non lo faccio perché ho lei solo pigro. Andiamo dentro, ok, torneremo esattamente nella zona del draghello. Quindi, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questi seed, qual è il vostro preferito. Io onestamente rimango dell'idea che il numero 3, quello con la casina in mezzo alla montagna, sia quello che più mi ispira per una tipologia di avventura molto particolare. Diversamente, lasciatemi la vostra sotto nei commenti. Noi con ciò ci vediamo in un prossimo video. Io ancora vi saluto e che dire, qui da Next è tutto.